test relativo alla cottura dei fagioli per la Instant Pot. Ho pesato ieri 100 grammi di fagioli, li ho messi in abbondante acqua, li ho lasciati tutta la notte affinché si assorbissero acqua, e adesso vediamo quanto pesano. In questo momento pesano circa 2, vuol dire che hanno assorbito circa 100 grammi di acqua. Per questo test ne userò la metà, diciamo che erano 50 grammi secchi, 100 grammi idratati, e le ricette raccomandano di mettere circa il doppio della quantità d'acqua, quindi se i fagioli sono circa un etto, mettere circa 2 etti d'acqua o 200 ml, e ci metto un po' di rosmarino e un po' di aglio, niente sale. Questo farebbe spaccare la buccia e li renderebbe, li frantumerebbe. La cottura indicata è di circa mezz'ora, quindi proviamo mezz'ora. Se poi non fosse abbastanza, secondo la seconda quantità la facciamo 40 minuti. Ok, ecco qua, 100 grammi di fagioli, 200 ml d'acqua, rosmarino, aglio, e diamo il via. Ho impostato il programma Bean Chili, ma credo che sia equivalente al programma manuale. La durata è semplicemente già impostata su 30, pressione alta, modalità More. Allora, i fagioli si sono frantumati, come mi era indicato da un altro utente di YouTube. Quindi probabilmente per averli più al dente bisogna farli cuocere un poco di meno. Quindi probabilmente si può provare con 25 minuti. Ok, test 2, circa 110 grammi di fagioli, 220 grammi d'acqua. 230, siamo sempre lì di doppio, e questa volta impostiamo 25 minuti. Ok, esperimento 2, questi hanno fatto 25 minuti, vediamo un po'. Sì, anche in questo caso sono abbastanza mollicci e potrebbero essere equivalenti a dei fagioli presi dalla lattina, quindi già precotti. Potrebbe andare molto bene se volete magari frullarli e farne una crema di fagioli. Esperimento 3, 50 grammi di fagioli secchi, 4 volte il quantitativo in acqua, quindi 200 grammi, rammetto di rosmarino, spicchio d'aglio e 25 minuti di cottura. Ok, fagioli secchi. Programma B, 25 minuti senza preammollo. Ok, dopo circa 25 minuti di cottura i fagioli sono abbastanza cotti, sono ancora abbastanza al dente, vanno già bene se uno vuole farsi, che ne so, un'insalata. Se qualcuno li vuole leggermente più cotti, chiaramente può aggiungere altri 3-4 minuti al tempo di cottura per renderli ancora più morbidi, però direi che come resa vanno abbastanza bene, sono già abbastanza saporiti così. Per concludere direi che questi sono dei borlotti, altri tipi di fagioli potrebbero avere delle tempistiche un po' differenti, quindi bisognerà fare qualche prova in più. In generale, se i fagioli li mettete a mollo ci vuole il doppio della quantità d'acqua e una cottura tra i 20 e i 25 minuti per farne l'equivalente di una crema. Se invece vi servono più al dente, non è necessario ammollarli, si possono cuocere da secchi, 4 volte la quantità di acqua e circa 25 minuti, 25, 26, 27 minuti per avere i fagioli al dente.